Ciao putei, e nono ve conta, sempre assieme in me pelus, che ve tenga compagnia. E ora, la storiea, fiaba, che ve conto un guo, ma se i baffi del signor Egisto. E il signor Egisto è se infeisse ciò, perché non cresce i baffi, ma come se fa? Tutti i signori che abitano a casa, e da tutti i suoi baffi, e anche qualche signora ha grossi baffi, ma il signore Egisto niente da far, non ha i baffi. Ah, che ne vorrei al manco uno, pensa tristemente il signor Egidio, al manco un baffetto piccolo, piccolo, da una parte sua, ne vorrei al manco la metà di uno, mezzo baffo, piccolo come un neo, ma che sia un baffo. Pensa e pensa ciò, a forza del pensiero del suo registro, tanto è fa che un giorno che cresce un baffo par davvero. E però che ne cresce uno solo. Cioè, fa un certo effetto vedere il signor registro con un baffo solo, quando è che tutti che ne gadò. Una parte della bocca è tutta coperta sotto a scippe nerissima di quel baffo. Dall'altra parte, signor Egisto, è gelissimo come un potete. E adesso faccio proprio ridere e pensa al signor Egisto, intanto che si guarda nel specchio, avoria proprio anche quell'altro baffo per far un paio di baffi. Pensa e pensa ciò, e cresce anche che altro baffo. A sto punto, il signor Egisto è così contento che giura di non tagliarsi mai più. E passa il tempo, i baffi cresce, e diventa sempre più lunghi, i coverse a bocca, i coverse a sbesso, i coverse anche il petto. E il signor registro fa tanta fatica anche per mangiare. E prima di mangiare si liga i baffi sopra la testa per lasciare libera la bocca. Quando che si liga in testa i baffi del signor registro, gli sembra proprio due trecce. E alla fine i baffi del signor Egisto diventano così lunghi che lui deve mandarli per fin a finire nei scarsei e se no non può neanche camminare. Il baffo di destra va a finire nella scarsea di destra e il baffo sinistro va a finire nella scarsea di sinistra. E il signor Egisto anche qualche volta la adopera i suoi baffi per fare i pacchi. Ecco, con che si accorda più resistenze dei suoi baffi. Quando che va a cavallo, i baffi che serve come redini per guidare il cavallo, pensava altri. Qualche volta è la sua signora che dice: Egisto, prestami i tuoi baffi che devo stendere i panni ad asciugare al sole. E il signor Egisto si mette tranquillo sul balcone e sua moglie che lega i baffi a una sbarra e così ottiene due magnifiche corde per mettere i panni a sugare. Intanto che i panni si suga, il signor Egisto, che non ha altro da fare, legge anche il giornale. Tutti i signori e tutte le signore del dintorno di a casa e va a guardare sui balconi per vedere i baffi del signor Egisto. E il signore dice ai loro mariti: ah, così al manco i baffi gli serve a qualcosa, se no, che significato hai do virgole sotto il naso. E questa è la storia dei baffi del signor Egisto. Vi ha piaciuto, putei. Alla prossima. Ciao.